Jackson News, Jackson News. Le interviste di Erika Jackson ai personaggi del momento. Ed eccoci di nuovo qui, radioascoltatori di Radio Diva, per una nuova puntata delle Jackson News. Ciao a tutti, buona giornata, sono Erika Jackson e qui con noi abbiamo un'altra ospite fantastica, meravigliosa, nonché nuovamente mia amica. La devo finire con queste cose che io intervisto i miei amici, ma perché sono fantastici, sono dei personaggi e sono delle persone con tanto tanto cuore. Soprattutto abbiamo qui con noi ospite oggi la grandissima, fantastica Sofia Merkel, detta la papessa. Buongiorno Sofia May e non Merkel, mi uccide sto Merkel, mi sbaglia del cognome. I'm so sorry. Vabbè, che se mi vedi in Italia sembra la Merkel, ma siamo in Italia. Mi carissima, come stai? Onore, amore, viva. Che meraviglia. Allora Sofia, la grande, tu sai quanto sei bella. Sofia, la grande Sofia, classe 76. Lei è originaria di Avellino, ma c'è niente da fare, lei è una bolognese doc, perché vive da tantissimi anni. Da quando ero piccola. Ormai c'ha il cuore, insomma, a Bologna, però comunque è una girovaga e lei viaggia tantissimo per i suoi eventi, è una speaker, una vocalist, una presentatrice, ha una presenza sul palco che è pazzesca. Noi siamo qui oggi non solo perché... Anche modella curvi, perché con Bologna, a furia di mangiare tortellini e prosciutti, sono diventata una bracciolona. Dimmi, ma sei tantissima e buona spazio, allo stesso tempo, quindi spazio. Allora Sofia, oltre cara, ti posso dire che la carne piace perché gli uomini si perdono. È come avere un grande flipper e avere un piccolo flipper. Io sono un grande flipper. Beh, ma lo sappiamo, sei tanta roba, tanta, ma tanto buona. Ecco, lo aggiungo io, sì, da donna a donna. Certo. Tesoro, lei è le... classe 76, ma ha fatto tantissime cose in questi anni, ha spaziato veramente su tantissimi fronti. Lei ormai è addirittura un attivista, ha viaggiato in tantissime città dell'Europa, mi dicevi prima Amsterdam, Londra. Allora, subito, perché purtroppo abbiamo pochi minuti. L'anno scorso ho presentato Street Pride, ho presentato il Pride di Bologna, il Pride di Veneto, il Pride di Rimini, il Summer Pride Festival. E tra l'altro io sono una donna sessuale, quindi facendo comunque, sono attivista LGBT, ma non solo, sono contro tutte le violenze sugli animali, sulle persone. E poi ho rappresentato l'Italia all'Euro Pride nel 2016 ad Amsterdam. Il mio attivismo comunque fa un po' l'Europa, insomma, tante cose. Sì, lo sappiamo. Lo sappiamo, sei veramente un esempio, veramente io ti ringrazio perché insomma ce ne fossero di più di persone care come te, appunto, che si danno anima e corpo per queste battaglie che ancora oggi nel 2018 sono ancora, siamo qui a discuterle purtroppo. Soprattutto il corpo, l'anima dopo, cosa di più. Ovvio. Eccoci di nuovo qui, radioascoltatori di Radio Diva, sono Erika Jackson, abbiamo ancora qui con noi la bellissima fantasmagorica Sofia, detta la papessa, l'ha trovata ovviamente sui vari social, vedete tutti i suoi eventi. Sofia, ci sei? Sì, ci sono. Bene, no, stavamo parlando, perché l'avresti sentito. E niente, su Facebook sono Sofia la papessa tutto attaccato, mentre su Instagram sono Sofia Meia la papessa. Ok, benissimo. Detta la papessa, precisiamo, non per un fatto di viso, perché mio padre si chiama Papa di cognome e non mi piaceva Papa Sofia Meia, invece la papessa fa più mandrappata, no? Più ribelle, più disgraziata. Bene. Ma ti sta proprio, cioè ti sia proprio, cioè, sta da Dio. Senti un po', io intanto diciamolo, io e te ci siamo conosciute nel 2000. Un secondo, perché di sicuro io sono in camera da letto, di sicuro adesso arriveranno le mie amiche a rompermi le scatole. Diciamo queste cose, Sofì. Sì, un attimo, sì, perché l'unico posto dove posso parlare. Cara Silvana, sono al telefono, ci sentiamo dopo, sono con Radio Diva. Ciao, ci vediamo dopo. Scusami, no, ma va bene. Dai, no, ma una cosa così tra di noi, no, ma siamo in due, tranquilla. Sofì, dicevamo, io e te ci siamo conosciute nel 2014, ma diciamolo pure di questa nostra avventura fantastica. Dove tu dovevi, ecco, vincere, amore, e su. Invece ha vinto chi scopava col chirurgo. Stavo
si può dire. Soffi, oh mio Dio. Sì, è vero, dovevi vincere tu, diciamocelo. Vabbè, sono arrivata a seconda, ma ci siamo divertite tantissimo e salutiamo anche Elio Pari per aver ideato questo bellissimo concorso, oltre a Miss Over. Quindi ci siamo conosciute lì, la nostra amicizia è andata avanti, io sono ovviamente, oltre a tua amica, una tua fan per queste tue cose che fai in giro per il mondo, per questo tuo attivismo. Però sei qui anche perché, anche per la seconda volta, anche quest'anno, fai parte del calendario di Radio Diva e quest'anno sei a gennaio, sei già passata, ma insomma... Sì, esatto. È un'altra bellissima esperienza, insomma, che ti abbiamo voluta con noi anche quest'anno. Sì. Ti è piaciuto? Se me lo permetterai, lo postiamo su orlandomagazine.it, che certo. È un magazine LGBT, quindi ci piacerebbe averlo. Assolutamente. Cosa ti senti di dire? Ci sentono tante cose, appunto, ancora tanti brutti episodi di bullismo, di persone che non vengono accettate. Cosa ti senti di dire, di consigliare? Allora, io sto seguendo adesso un caso di maschicidio di una donna che ha evirato una persona, un uomo. E quindi lo sto perché seguendo, esistono anche queste cose, vero? Certo. Sì, sono in minoranza. Certo. Quindi praticamente questa persona, dei dottori a Roma gli hanno detto gli ha parlato di me, io l'ho portato in una struttura a Belgrado, in Serbia. E quindi, vabbè, comunque dipende da quindi io vedo, alla fine la gente non può capire la sofferenza negli occhi di chi subisce. Quello che posso dire io all'essere umano in generale, quando subisce dei soprusi, delle violenze, bisogna sempre reagire. Sempre reagire, sempre andare avanti, mai fermarsi, mai tacere, mai stare lontano da tutte le persone che comunque violente, la violenza è una cosa che comunque non viene mai perdonata. Brava. Per quanto la gente. Brava. E quindi bisogna reagire. Io, per quanto sono una persona estremamente solare, ho vissuto e ho visto forme di violenza e non da poco. Ho avuto anch'io un compagno che mi ha massacrata 4 volte, sono finito in ospedale, stavo perdendo un occhio e tu l'hai conosciuto, tra l'altro. Sì, certo. Quindi, Sofia, ti ringrazio. E poi mi sono ribellata, quindi donne, bisogna parlare. Siamo stupende. Brava. Stupende, ti ringrazio per questa tua testimonianza, per il tempo che ci hai dedicato e niente, sei meravigliosa, io ti amo, la follia lo sai. Io ringrazio Radio Diva e ringrazio te che tu sei sempre bellissima e forse la gente non sa quanto tu sia bella dentro il fuoco. Vai, l'intervista è per te, dai, per cortesia, mi metti in difficoltà, in imbarazzo, ti voglio bene. Grazie ancora e ringraziamo. Io ti voglio bene perché sei un angelo, una persona veramente sensibilissima, una persona adorabile gnocca. Ok, grazie. Ringraziamo i radioascoltatori di Radio Diva. Love and peace. Thank you. Bye. Love and peace. Basta, ciao.